Ed eccoci qua, benvenuti in questo nuovo video a casa di Alfi. Allora, stamattina per colazione avevo un rotolo di pasta brisée ancora in frigo. Vado a preparare una pasta brisée con delle mele, cannella, zucchero di canna. Ed ora guardatevi questa ricettina davvero squisita per una buona colazione o perché no anche una sana merenda. Allora, buongiorno, buongiorno amiche mie. Allora, io sto prendendo il caffè, il dolce in forno che mangeremo per colazione, perché avevo questa pasta brisée in frigo che volevo consumare, questo rotolo. Avevo le ultime due mele che se non le consumavo andavano a male, perché avendo papà in ospedale queste mele, diciamo che io le compro prettamente un po' per Pietro, Cristiana, anzi Cristiana mi sembra che non ce l'ha nella dieta, per Pietro, però Pietro non ce l'ha proprio tutti i giorni, un giorno l'arancia, un giorno la mela, quindi papà, che a lui piacciono anche cotte, quando stava a casa io le compravo prettamente, maggiormente per papà. Adesso che papà non c'è, è in ospedale, automaticamente le mele non è che li mangiamo sempre, quindi ne ho approfittato di fare questo dolce. Ovviamente non è diciamo di che calorie, si tratta di una pasta brisée con le mele, zucchero di canna e un po' di cannella e qualche mandorla, si può mettere anche qualche nocciolina
c'è le nocciole sopra, però tritate. E comunque volevo dire che papà sta meglio, dovrebbe tornare, non so, stamattina vediamo un pochino se mi chiamano che torni a casa o domani, non lo so, aspetto una chiamata dall'ospedale perché mo, siccome è stato allettato tanti giorni, adesso la mia paura è che per camminare, di nuovo per mettersi in piedi, diciamo, sarà un po' dura, però non disperiamo. Io vediamo un pochino, adesso lo portiamo a casa, poi a casa eventualmente con i mezzi giusti vediamo un pochino di farlo di nuovo mettere in moto, perché purtroppo per quello che ha avuto è dovuto stare immobilizzato a letto. Ragazze, non mi chiedete che cosa ha avuto, però sono cose sue personali, quindi non è perché non lo voglio dire, però papà, giustamente è una cosa sua e quindi non posso pronunciare più di tanto, però comunque vi voglio dire che tutto è a posto, è andato tutto bene perché ha avuto un intervento. E comunque ragazze, io aspetto che il dolce si finisca di cuocere. Ho preso il caffè, vado a svegliare Pietro, Ida che devono andare a scuola e Francesco già è operativo per andare al lavoro. Io faccio un attimo colazione. Non mi dico con la croccantezza delle mandorle o se fossero state le nocciole. È ancora tiepido, quindi vi consiglio di farlo fare ancora più freddo, ancora meglio. Buonissimo, velocissimo. All'improvviso abbiamo voglia di fare una colazione diversa, una cosa magari dolce, che magari però che non è diciamo di calorie, più salutare in confronto magari a merendine. Allora, sono tornata da scuola. Se riuscite, avete riuscito a notare dalla scala, ho uno scatolone lì, un altro sopra, perché devo iniziare a mettere le cose negli scatoloni. A parte che tengo le cose estive, le voglio posare negli scatoloni. Quindi mettiamo tutti i vestiti miei di Francesco estivi, li mettiamo in uno scatolone. Poi devo nel frattempo che poi mi mettono cioè mi montano l'armadio e tutto quanto, la camera da letto venerdì, devo comunque, diciamo, togliere gli armadietti perché andranno nella cabina armadio delle ragazze. Non so se una andrà lì, un'altra in camera, non lo so, ragazzi, vediamo Francesco che vuole fare, resto sant'uomo di mio marito. E quindi negli scatoli di là poi ci appoggiamo, cioè per il momento le cose che tengo negli armadietti. Ma già le altre cose che avevo comunque nel comò, eppure ce le abbiamo in alcune scatole e tutto quanto, quindi un po' un casino, ragazze, non vi dico, non vedo l'ora di sistemarmi perché non se ne può più veramente. Il divano
andrà messo dall'altra parte dove sta papà, quindi nell'anticamera, diciamo così, lo metterò di là perché comunque è un divano buono, non è che sia proprio rotto magari, quindi sarà messo dall'altra parte e qui ci verrà poi il divano. Il frigo, ragazzi, allora sta cucina, ragazzi, abbiamo fatto un preventivo mediamente dal sito di IKEA. Ragazze, per modificare questa cucina, per fare i pensili, le ande, volevo pure modificare il gocciolatoio, volevo toglierlo questo di acciaio perché comunque, ragazze, sinceramente si macchia, cioè non si proprio, diciamo che è stata una scelta azzardata l'acciaio, ovviamente è resistente e tutto quanto, però dobbiamo stare sempre con l'anticalcare in mano. Poi si apre ed ecco qua gli schizzi e tutto quanto. Allora avevo pensato di fare una vasca in frassino, una vasca bella grande ed ecco qua. E quindi vasca, pensili, ante, zoccolatura, perché poi dobbiamo cambiare la zoccolatura, per fare il mobile comunque nel vano, lavastoviglie, anche se qualcuno ha letto, non mi ricordo chi, ha detto alzi, rimanilo il vano per la lavastoviglie. No, ragazze. Alla fine, per il momento, non ci metto i mobili. Poi, quando sarà un domani, che magari mi verrà lo spiripicchio della lavastoviglie per farvi capire se un domani vorrò avere di nuovo la lavastoviglie, non lo so, forse cosa un po' improbabile, ma mai dire mai. Ragazze, togliamo il mobile e metto la lavastoviglie. Che devo fare? Ma per il momento non posso avere il vano così aperto. Quindi sembra anche giusto poi metterci qualcosa, se no veramente sembra brutto. Comunque ragazze, per farvi capire, ci verrà intorno questa modifica ovviamente della cucina 2000 euro, compreso anche di top, tutto quanto da IKEA, intorno ai 2000 euro. Quindi per le ante che ho scelto e tutto quanto. Vediamo, ragazze, non è una spesa povera, diciamo. Per quanto riguarda la garanzia, ragazze, non rientra perché le ante rientrano soltanto in base se sono difettate o magari. Però comunque siccome io le voglio cambiare di piacere mio, è vero che si sono scorticate, però sono cose che comunque sono capitate nel corso di questi 7 anni che ho questa cucina, quindi vabbè, non fa niente, non mi interessa, vediamo un pochino. Le cose che tengo, ovviamente non saranno più esposte, però comunque saranno messe, diciamo, nei pensili, ecco, scolapiatti, saranno comunque poi utilizzati, non butto niente, non do niente a nessuno e non conserverò, saranno comunque utilizzati. Poi un'altra cosa, rivoglio il frigo incassonato, che Francesco mi sembra che ha messo comunque in questi 2000 euro, se non sbaglio, quindi voglio rifare il frigo incassonato, per cui quel frigone che sta lì, sinceramente non mi piace, a parte che era un frigo che abbiamo da quasi 20 anni, ragazze. Infatti, vi faccio vedere, si è anche un po' comunque arrugginito. Sinceramente, non mi va di averlo. Poi mi occupa quell'angolo che comunque io a Natale faccio l'albero. È vero, dicevo proprio una volta l'anno, vabbè, faccio l'albero, comunque ci vorrei mettere una libreria, che magari abbiamo i libri della scuola. Vi faccio vedere. A parte che è tutto buchellato, però vedete giù, si è un po' arrugginito, ovviamente da 20 anni. Poi comunque si sono spaccati un po' cioè, quindi non è che mi sono arrangiata perché comunque si ruppe il frigo. Ovviamente non è che ci potevamo mettere a spendere 500 euro per il frigo, 400-500 euro, non so quanto, non mi ricordo bene comunque quanto possa costare. E quindi
Cioè, ragazze, quindi l'ho riutilizzato proprio perché ne avevamo bisogno. Però comunque ha detto Francesco che faremo di nuovo, perché poi avendo i pensi, avendo un mobile in più, poi ci sta lo spazio per mettere comunque le cose che ho in dispensa. E poi dovrò fare una bella sistemata all'interno della cucina. Comunque, ragazze, la faticaccia ci sta da fare, c'è da fare. Allora, ragazze, per pranzo a Francesco gli preparo la pasta con il broccoletto. Non so, io lo chiamo il broccoletto, poi non so voi come lo chiamate. Perché questo qua mi è stato poi regalato, diciamo così, dalla mamma di un'amica di Ida. Allora, quindi andrò a fare il broccoletto, che poi voi non so come lo preparate. Io lo faccio sbollentare giusto 5 minuti in acqua calda, poi lo prelevo, faccio soffriggere un po' di aglio, se volete un po' di peperoncino, poi metto un po' d'acqua giusto dopo e metto il broccoletto, diciamo, già sbollentato. Io così lo faccio, ragazze, poi non so voi. E quindi andiamo, perché se no si finisce che si diventa giallo. Allora vado a sbollentare il broccoletto, metto a bollire l'acqua, quando bolle ci vado a mettere il broccoletto, ecco qua, precedentemente sciacquato, poi lo vado a fare a pezzetti, lo risciacquo e lo vado a mettere in acqua che senza sale però, solo broccoletto. Ho deciso di mettere gli spaghetti che andrò a cuocere proprio nell'acqua dove ho scaldato precedentemente i broccoletti. In padella metto dell'olio con uno spicchio d'aglio e un po' di peperoncino. Faccio andare giusto un pochino e poi ci vado ad aggiungere i broccoletti che ho sbollentato in precedenza. Messo un po' di sale, aggiungiamo un po' di acqua di cottura piano piano, nel frattempo che comunque finiscono di cuocere nel soffritto, e lasciamo andare i broccoletti che si ammorbidiranno piano piano nell'acqua di cottura che ho detto precedentemente che vado a mettere il sale. E poi ci andiamo ad aggiungere gli spaghetti. Nel frattempo vado ad aggiungere un po' di acqua di cottura. Ed ecco qui, gli spaghetti sono quasi pronti. Andiamo a scolare. E dopo averli scolati, io aggiungo i broccoletti che abbiamo precedentemente cotto e veramente sono una bontà, ragazze.
con me che mangio gli spaghetti con i broccoletti, vi lascio un buon proseguo di giornata, grazie di essere stati con me, vi voglio bene amiche mie, un abbraccio da Alfie.